arioso, aperto, con le denominazioni soffici come nuvole. Il padiglione dell'Emilia Romagna ha dato anche quest'anno il benvenuto praticamente all'ingresso del Vinitaly, con 200 produttori e 500 etichette in degustazione. E all'entrata del padiglione i Tastavin dell'Associazione Italiana Sommelier dell'Emilia hanno rimarcato una presenza fondamentale. La nostra presenza come Ice Emilia a Vinitaly, con uno stand dove vogliamo essere proprio in prima linea per dare a tutti notizia di quello che cosa significa essere Ice Emilia, vuol dire divulgare, comunicare la cultura del vino e dei prodotti tipici del nostro territorio davanti e insieme ai nostri produttori, quindi siamo vicino a loro, siamo accanto a loro, abbiamo voluto con la nostra presenza quest'anno proprio valorizzare il rapporto della divulgazione dei racconti, delle storie di questi produttori che hanno tantissimo da dire. Presenti molti buyer internazionali in una connessione sempre più forte tra le bellezze paesaggistiche e culturali della Food Valley e le gemme enogastronomiche. Il padiglione è bellissimo, devo dire che tutti ce lo lodano proprio perché è un padiglione molto luminoso, aperto, vivace, poi come siamo un po' noi emiliani romagnoli, probabilmente c'è anche l'indole di una regione qua, grandi risultati, devo dire, due giornate con il padiglione stipato, murato di gente, ce ne siamo accorti dalla quantità di bicchieri che arrivavano a lavare, insomma era molto veloce. Una presenza fattiva accanto ai veri protagonisti del mondo enologico. Comunicare con i produttori, comunicare con tutti gli operatori del settore e dargli la possibilità di avere altra visibilità, perché questa è la scelta di Ice Emilia quest'anno. Piatto forte del 53° Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati di Verona, il libro sulla Spergola, antica storia reggiana, concepito da un lavoro collettivo della delegazione Ice di Reggio Emilia. Certo, è una storia antica che racconta il nostro territorio, le nostre tradizioni, i nostri produttori e poi sicuramente insomma, è quello che poi noi sommelier abbiamo potuto constatare, che dà vita a dei vini eccellenti. La Spergola è un vitigno bianco tipico e tradizionale della pedecolina reggiana, quindi soprattutto la zona di Scandiano si è evoluta lì. Ed è un vitigno che esprime al massimo le caratteristiche per fare un buon frizzante e spumante, soprattutto quindi bollicine. Sicuramente in quel libro uscirà quanto i risultati qualitativi di tutti questi 5 secoli sono dovuti anche al sapere pratico del vignaiolo. Un lavoro collettivo frutto di una concezione moderna di delegazione territoriale di sommelier. Questa idea di delegazione orizzontale, dove gli organigrammi non sono indispensabili ma servono solo per andare a gestire le persone, i soci e a far sviluppare all'interno delle delegazioni le proprie potenzialità e le proprie peculiarità. Questi progetti ne sono l'esempio. La valorizzazione di vigneti storici, seppur meno conosciuti, è una missione per i sommelier. Non può che farci piacere un'ulteriore iniziativa editoriale legata ad un vitigno ormai pressoché estinto. Quindi il fatto che una nostra costola periferica, il fatto che la nostra delegazione si sia impegnata in questo ruolo di valorizzazione rende tutta l'AISE orgogliosa. Molte di queste storie di vino fascinose trovano nell'Emilia un terroir ideale. Parecchi vitigni minori importanti che meritano attenzione e che sono in grado di soddisfare tutti gli appassionati e coloro che vogliono delle novità. Appuntamento al 2020 con un solo dubbio: il padiglione dell'Emilia Romagna riuscirà a contenere tutti i produttori desiderosi di esporre? Staremo a vedere. I Tastavin di sicuro ci saranno. Che cresce.